Allora, buonasera. Ci troviamo all'interno della città di Rieti, nel quartiere Miciocoli, e oggi andiamo a vedere un appartamento di recente costruzione. È decisamente un prodotto sfizioso e credo unico nel suo genere. Entriamo all'interno della proprietà. Come abbiamo visto, è un primo, anzi, un piano rialzato in realtà, perché abbiamo fatto pochi gradini. Qui abbiamo un soggiorno. Un ambiente piuttosto ingombro, lo vediamo perché comunque i proprietari hanno dei bambini piccoli, quindi ci sono giochi, ma immaginiamo il nostro spazio arredato di nostro gusto e con questi dettagli d'arredo decisamente unici nel suo genere, come questo cammino che a me ricorda, non so perché, l'habitat degli esquimesi, decisamente grazioso, in mattoncini. Lo vediamo un po' meglio, funzionante. Diciamo che questa rifinitura che vediamo rappresenta in modo artistico il fumo che esce dal camino. Lo vediamo ed è, diciamo, contornato da questi dettagli, come queste luci a LED piccolissime che formano una figura particolare. Tutto questo su idea di un bravissimo architetto, sicuramente, vista la particolarità. Qui abbiamo l'angolo cottura, un angolo cottura che è diviso da questo passavivande o comunque separé, non so come si può definire, che rappresenta il tronco di un albero al quale ovviamente mancano dei rami a causa dell'incompletamento del lavoro che non è stato possibile da parte dei proprietari. A terra abbiamo parquet, mentre esclusa la parte della cucina, per ragioni ovviamente logistiche, c'è un gres con un gradino. Vediamo il nostro angolo cottura. Abbiamo un piccolo balconcino sulla zona giorno, eccolo qui. E volendo potrebbe anche essere adibito per mangiare nei giorni estivi. Qui abbiamo una grande area condominiale e ognuno ha il suo parcheggio. Il suo parcheggio è anche il garage, che è un annesso alla nostra proprietà. Garage e cantina in modo contiguo. Dunque, abbiamo visto la zona giorno, passiamo alla zona notte. Notiamo sempre le rifiniture di gusto e curate nei dettagli, continua il parquet. Andiamo a vedere la cameretta, la stanza più piccolina. Eccola qui. Ha una finestra piuttosto grande, si affaccia sul lato interno. Abbiamo dei colori accesi, di colori vivaci. Bagno. Abbiamo un angolo lavanderia che è diviso da questa parete a vetro. Vediamo. Vasca. Vediamo sempre la cura dei dettagli in ogni parte dell'abitazione. Andiamo a vedere la camera matrimoniale. Eccola qui. È stata adibita con un armadio a muro piuttosto profondo, sembrerebbe, quindi è una stanza spaziosa. E anche qui c'è un secondo balconcino. Andiamolo a vedere. Qui abbiamo la caldaia e torniamo all'interno. Dunque proseguiamo e come vi dicevo andiamo a vedere
il garage e la cantina. Uscendo di nuovo sull'atrio, abbiamo un portoncino blindato, credo che sia un elemento importante. E uscendo andiamo al seminterrato. Facendo decisamente pochi passi, andiamo in uno spazio accessorio al nostro appartamento, anche questo decisamente utilizzato dai proprietari, lo possiamo vedere, è molto capiente. Questa è la cantina e si susegue il garage. Eccolo qui, fornito di luce, come vediamo, fornito anche di acqua e un elemento piuttosto essenziale, credo, di comodità è il fatto che questa serranda sia elettrica. Eccola qui, quindi comodamente dalla nostra auto premiamo il pulsante e entriamo all'interno del nostro garage. Eccoci qui. Il balcone della zona giorno, la finestra della zona giorno, la finestra della cameretta, del bagno e della camera matrimoniale. Una palazzina con pochi condomini, a quanto pare, e io vi do appuntamento ad una visita guidata.